Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Oggi vi farò vedere un altro dei miei mondi, forse uno molto bello in cui ho lavorato tantissimo. Voi magari pensate, cioè vedendolo magari dite non è granché come cosa, però sinceramente ragazzi io mi sono veramente impegnato per fare questo mondo, anzi per fare il suo avamposto. Ho fatto una specie di avamposto perché per potersi difendere in qualsiasi modo da zombie e qualsiasi altro animale di merda, con le cagate di zombie, scheletri, creeper, ragni di merda, eccetera. Quindi che dire ragazzi, allora questo è il punto. Ovviamente io vi ho fatto vedere il punto di spawn, dove ovviamente spawnano tutti ragazzi. Adesso ho aperto la mappa, come potete vedere io c'ho, se vedete sopra c'è un forte, non ve lo posso indicare così perché ovviamente non potete vederlo, comunque sia a nord, lo vedete ragazzi, quella specie di quadrato dove è tutto circondato dall'acqua, e noi ci dirigeremo in quel punto. Ovviamente ragazzi io ve lo faccio vedere molto veloce, posso volare, guardate, andiamo subito, andiamo, incominciamo a decollare ragazzi, tipo aereo. Adesso lo vedete in lontananza, ovviamente il mondo carica nel frattempo molto veloce, vedete ragazzi. Adesso io arrivo al punto, eccomi qui, olè, e qui si entra ragazzi, vedete? Allora, ovviamente, qui se uno entra qui dentro, non può entrare qui, perché? Perché solo da dentro si può far entrare zombie di merda, fuori dai coglioni, grande. Allora, io ovviamente posso volare, vi faccio vedere, quindi entrerete nel mondo e io posso farvi entrare così. Ok, dopodiché, come potete vedere, questa grande arena è l'arena dove si può combattere. Ovviamente i miei amici scrivono cazzate. Stato per combattimenti San Siro Giuseppe Meazza, tifoso del Milan ragazzi. Nonostante bello, un ragno mi vuole sfidare ragazzi. Vieni, morto, ok, perfetto. Questa è l'arena ragazzi, lo vedete? Ovviamente la chiuderemo. Cioè spero che vi possa piacere, guardate che figata. Tutti gli spalti ragazzi, il fuoco, per renderlo più realistico, l'arena, che dire, queste sono le case dei miei amici, ovviamente, questa è una casa veramente brutta, guarda, orribile, con la piscina, una piscinetta qui ragazzi, un portale, questa è la casa se non sbaglio di mio fratello, fa vedere, sì infatti di mio fratello, guardate la casa di mio fratello, andiamo, bella vero, bello, non avevo visto neanche questo piano ragazzi. Ragazzi si è ben fornito raga. Che dire, vabbè. Si può fornire, chi se ne frega. Anche la libreria si è fatto ragazzi, perfetto. Allora scendiamo, andiamo più su, perfetto. Ovviamente il mio allevamento di maiali. Qua c'è scritto Ugristo maialino. Non ho scritto io ovviamente ragazzi. Cosa ci fate voi qui, mucca di merda? Una e due. Dovete dare il buon esempio ragazze. Ovviamente mucche fungo che creano, vabbè, ovviamente mucche fungo che fanno creare normale. Ok, allora questi sono i campi di grano, le vecchie coltivazioni. Qui ovviamente ho messo dei funghi per abbellire un pochino. Questi sono ragni di merda che non dovete entrare nella mia casa. Ragazzi vi dico solo che ho tutto tappezzato di questa pietra ragazzi, guardate, ve lo giuro, un lavoraccio. Tutto quanto questo avamposto è fatto in legno, cioè è fatto con questa pietra. Ovviamente ho abbellito un pochettino con i funghetti. Ho fatto le case. Questa è una biblioteca ovviamente per potenziare. Ovviamente il ragno roba il cazzo. Poi dai coglioni i ragni di merda. Quello che potete vedere di qui dietro, qui fuori, è l'albero di Natale. Ovviamente questo mondo ce l'ho da Natale, vedete? Più o meno è colorato, bellino, secondo me a me piace. Ovviamente io non sono un campione nel fare queste cose. Questa è casa mia, questi sono i miei cagnolini, poverini. Questa è casa mia, vedete? Molto semplice, molto piccolina, molto bellina, a me piace moltissimo ragazzi. Questa cosa, aspettate un attimo che trovo questo schifo. Ok, ragazzi, libri dappertutto. Che brutti, sti cazzo di libri, li odio. Non ho mai letto un... anzi, forse sì, ho letto un libro, non ho letto due pagine. Veramente, ragazzi, odio leggere, è una cosa più brutta che mi sia mai capitata a leggere.
Niente raga, guardate, adesso vi faccio vedere un pochettino anche il mio posto segreto, ovviamente per fare incantesimo, per recuperare delle esperienze. Vedete qui, c'ho un bel armadio pieno di esperienze, un bel armadio pieno di esperienze, un po' di armature, e qui un pochettino di ferro, oro e diamante. Niente di che ragazzi, perché manca una torcia qui? Vabbè, la piazziamo subito. Ok, perfetto, adesso ritorniamo qui, piazziamo le due cose, ok, qui non c'è un cazzo, qui ci sono, bello, qui ci dovrebbe essere un po' di occhi del land, un pochettino di armature, andiamo qui, saliamo su, cosa dire, allora ok, perfetto, qui ci dovrebbe essere il portale del land. Io vi dico solo che questo mondo è stato fatto anni luce, anni prima, proprio per fare questa cosa, per andare nel land, dove c'è il land, dove c'è l'Ender Dragon, e ovviamente non era ancora vaglio, questa casa è uno schifo ragazzi, come potete vedere, orribile. Niente raga, finito più o meno, questo è il mondo, questa è la semplicità del mio mondo. Vi faccio vedere un altro passaggio segreto, uno dei miei passaggi segreti qui. Ci dovrebbe essere, se non sbaglio, un po' di un'armatura, più o meno semplice, un po' di blocchi, un po' di uova per fare un po' di casino, ragazzi, per fare un po' di festa quando qualcuno vuole morire. Io metto le uova di creeper, eccetera, le ammazzo, le faccio morire. Ovviamente, ok, questo è tutto, perfetto. Qui c'è il pozzo, che è una minchiata, classico. Altre case, ragazzi, non so se ne ho viste. Una, due, no. Ah, ragazzi, qui c'era una casa, ovviamente l'hanno distrutta, non posso più farlo. Creeper, cazzo. Aspetta un attimo che lo distruggo. Muori, stronzo. Grande. La mia esperienza, perfetto. E niente ragazzi, questo è il mondo più o meno. Spero che vi possa piacere, spero che... Cioè, io ragazzi ve lo giuro, c'è veramente tantissimo lavoro in questo mondo. Voi guardatelo da qui. Cioè ragazzi, quanto cazzo ci vuole a fare un mondo del genere, vedete? Cioè non è semplice, comunque sì, è tutto tappezzato in pietra. E anche la piscina ovviamente è molto carina. Però veramente ragazzi, ci vuole tantissimo tempo per fare una cosa del genere, perché... e lavorarci, non vi giuro, pavimentare, cioè mettere il pavimento in tutta quest'area, cioè veramente una difficoltà estrema. E poi anche mettere l'acqua tutto intorno, ragazzi, vedete, qui ho spawnato un po' di mucchette, niente, questo è il mondo ragazzi, spero vi sia piaciuto, spero possa piacervi. Quindi se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, lasciate un commento, perché mi fa molto piacere, sentire i vostri pareri. Che dire, ditemi, volevo anche iniziare una serie di sopravvivenza in modalità solo difficile, cioè in modalità difficile, andare passo a passo in avanti, cioè sempre in avanti con voi, e vi spiego anche un pochettino il manuale per sopravvivere nel migliore dei modi in difficile, in sopravvivenza, senza mai andare in creativa e senza mai senza mai dover morire, capito ragazzi? Quindi senza nessuna difficoltà nel uccidere un creeper, nel uccidere uno zombie, nel uccidere uno scheletro, nel uccidere un qualsiasi ragno, eccetera. Comunque sia ragazzi, da Cure93 è tutto, ci vediamo alla prossima, spero che il video vi sia piaciuto ancora, ci vediamo alla prossima, ciao raga.